Bene, io farò un intervento appunto sulla crisi della società letta in riferimento alla situazione attuale per quanto riguarda l'ordine politico nel nostro paese, in Italia. Questo quindi in qualche modo in relazione a quelli che sono poi gli effetti ultimi, per certi versi forse metafisicamente, anzi assolutamente metafisicamente meno interessanti, ma quelli che sono gli effetti ultimi, più tangibili, più quotidiani della nostra quotidianità politica del nostro paese, intendo, di quelle radici, di quegli errori di cui gli interventi precedenti ci hanno parlato, quindi innanzitutto diciamo la crisi nella Chiesa, la crisi della Chiesa degli ultimi secoli e quella crisi che ha caratterizzato in modo particolare quella storia della nostra Santa Chiesa, che dal Concilio Vaticano II in poi ha continuato a produrre continuativamente errori che continuano a sommarsi, che purtroppo paiono non diminuire neanche negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, direi fino anche negli ultimi giorni, per quanto riguarda la confusione e in certi casi anche il desiderio di distruggere la tradizione che emerge purtroppo da parte di numerosi pastori. Ora I due temi sono di per sé, questa una premessa, poi mi porterò su temi estremamente concreti, ma sono di per sé correlati nella misura in cui naturale e sovrannaturale non possono essere distinti, non possono essere separati. Possono e debbono ovviamente essere distinti, l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale, ma non possono essere visti come due ordini autonomi, secondo una lettura dualistica e quindi in fondo manichea, per cui gnostica, della realtà dell'universo. Questi due ordini hanno da essere visti assolutamente in un rapporto di specularità, in un rapporto di dipendenza, dove ovviamente il primato spetta chiaramente al sovrannaturale, e il naturale ne dipende, ne trae linfa, ne trae origine, ne trae la propria immagine in qualche modo. Ora, da questo punto di vista, sicuramente la confusione dei due piani è stata all'origine di tutta quella che è la vicenda, la storia, di quelle che sono le tappe della storia della rivoluzione, di cui i relatori precedenti hanno più volte parlato. E di questo troviamo dei chiarissimi riferimenti. Io cito spesso, insomma, quello che diceva padre Garrigou Lagrange a proposito di quel falso soprannaturalismo, di quello pseudo sovrannaturalismo tipicamente luterano, che trae la propria origine in realtà dal nominalismo tardo medievale, e di cui anche Monsignor Lefebvre più volte ha parlato e scritto, in modo particolare nei primi capitoli del testo Lo hanno detronizzato, si trova proprio questo riferimento come chiave di lettura della crisi della società cristiana, chiave di lettura delle tappe della rivoluzione, che è rivoluzione che gioca, agisce contemporaneamente sul piano dell'ordine naturale e sul piano dell'ordine sovrannaturale, sul piano dell'ordine, per così dire, politico e filosofico, anche della filosofia naturale, ma contemporaneamente sul piano della teologia e sul piano della realtà ecclesiale. Quindi questo pseudo sovrannaturalismo, che è nato volendo negare in qualche modo l'ordine naturale, per concentrarsi, almeno apparentemente, nelle proprie espressioni, solamente sull'ordine sovrannaturale, pensiamo al sola grazia di Lutero, ma che poi nella realtà è ben volentieri ricaduto in un mero naturalismo e in una mera riproposizione di un uomo che trova le risposte ai propri stessi problemi attraverso fondamentalmente la divinizzazione dell'individuo. Quindi quell'individuo che viene gnosticamente sovrannaturalizzato, in una lettura pseudo, falsamente sovrannaturalista, siamo appunto nella visione del sola grazia di Lutero, per poi ricadere invece in un individuo che viene altrettanto estremizzato, sottolineato, dotato di tutti i diritti, di tutte le facoltà, in un ordine naturale che non è più appunto un ordine, ma è un disordine organizzato. Non è più l'ordine, l'armonia della società naturale, della società cristiana, ma è un disordine per il quale manca un'immagine, per il quale manca una verità, per il quale manca un modello, e in cui si cerca solamente di costruire una falsa pace, una falsa convivenza che non poggia più sulla pace della natura e sulla pace di Cristo, ma appunto sulla procedurale, in qualche modo procedurale regolazione dei traffici, degli istinti, dei desideri e dei presunti diritti. In questo senso possiamo dire ancora una volta che si tratta della solita vecchia battaglia fra l'ordine naturale, cosa che adesso parliamo
concretamente del piano politico, l'ordine naturale della società da una parte e dall'altra parte invece l'idea di una lotta gnostica che debba distruggere questo ordine, che è l'ordine creato e poi restaurato da Dio. Io affronterò, diciamo, in una carrellata un po' quello che è lo stato dell'arte nel presente momento storico, la situazione politica italiana, su alcuni temi che sono stati cruciali nella storia di ognuno di noi, momenti anche diversi delle nostre vite, anche in base alle differenti età che ci caratterizzano, ma che mi sembra abbiano segnato sempre dei punti fissi della nostra battaglia a difesa della tradizione dell'ordine naturale contro le forze della rivoluzione e del progressismo nel nostro paese. Credo che sia importante fare il punto sulla situazione attuale, non solo per avere una piena consapevolezza di quale sia lo stato dell'arte della rivoluzione in Italia, sui temi di competenza innanzitutto politica, ma anche per rimanere perfettamente coscienti e non farci prendere da un entusiasmo che mi sembra già venuto meno, per cui il pericolo mi sembra che non ci sia, ma fino a qualche mese fa poteva esserci da parte perlomeno di qualcuno, forse non nostro, che se siamo presenti in questa stanza è perché evidentemente condividiamo già, abbiamo già ben presenti determinate chiavi di lettura delle vicissitudini storiche, ma di quel rischio di entusiasmo che qualcuno potrebbe aver provato nel momento in cui il centrodestra ha vinto in qualche modo le ultime elezioni, quindi pensando finalmente ci siamo noi, finalmente possiamo risolvere i problemi del paese, finalmente tutto andrà bene. E invece lo dico con estremo rammarico, perché mi occupo, oltre che di cultura, mi occupo anche di filosofia, mi occupo anche di politica, quindi lo dico con molto dolore, ma credo che non sia un momento particolarmente fiorente per quanto riguarda il nostro paese, anche se certamente c'è di peggio, c'è perlomeno da parte mia da essere contenti che la sinistra non sia al potere e che evidentemente farebbe persino peggio di quelli che provano a mettere la concia a capo di una commissione per la rieducazione affettiva e sessuale dei nostri figli. Bene, partirei per una questione cronologica su come si è aperta l'attuale legislatura dalla questione dell'aborto. La questione dell'aborto, direi che il punto fondamentale è quello del 24 gennaio del 2022, quindi pochi mesi dopo l'inizio dell'attuale legislatura e pochi mesi dopo l'insediamento dell'attuale governo. La legislatura si apre con un voto importante presso la Camera dei Deputati, che non vede neanche un voto contrario, ma solo 3 astenuti, un numero significativo di assenti e qualcosa come 260 o 270 voti favorevoli, ma ripeto, neanche un voto contrario, con cui la Camera dei Deputati si è impegnata fondamentalmente all'unanimità, ripeto, tutti presenti tranne 3, si è impegnata a non toccare per l'intera durata della legislatura nessun aspetto della legislazione attuale per quanto riguarda la legge 194 e tutto ciò che può attenere direttamente o indirettamente al diritto delle donne ad abortire. Credo che questo sia stato un po' il pessimo inizio dell'evidenza che nell'attuale maggioranza parlamentare c'è un serio problema nella volontà, nel coraggio di affrontare certi temi, o perlomeno nel non voler accettare, anche nella concretezza della strategia politica, perché la politica certamente si distingue, anche qui non si separa, ma si distingue dall'attività meramente filosofica, di mera conoscenza dell'ordine, ma una distinzione in cui vogliamo persino accettare, o si rischia di arrivare persino ad accettare, le carte del discorso, le condizioni del discorso, così come ce le offre il mazzo del progressismo e il mazzo della sinistra. Per cui si capisce bene che possa essere realisticamente, in certi momenti, data anche la complessità di una coalizione, difficile pensare di poter mettere mano alla 194, su questo c'è da essere realisti, c'è da contarsi in qualche modo, non parlo di contarsi come centrodestra, ma di contarsi per esempio come parlamentari che possono avere una certa visione del problema. Tuttavia è inammissibile, a mio modo di vedere, che si vada ad approvare, a votare un documento in cui ci si impegna ex ante, prima di una verifica concreta giorno dopo giorno, ci si impegna oggi per domani a non rimettere mano, a non discutere in alcun modo il presunto diritto di uccidere bambini innocenti. In questo documento, così come era stato proposto da un deputato del Movimento 5 Stelle, che ha trovato poi il voto di tutte le forze politiche, si faceva anche un riferimento sconvolto, scioccato, scandalizzato
al recente e, a mio modo di vedere, ottimo ribaltamento che la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America aveva operato rispetto alla sentenza del 1973, la cosiddetta sentenza sul caso Roe vs. Wade, che vedeva contrapporsi inizialmente lo Stato del Texas e il presunto diritto individuale ad abortire, sul quale la Corte americana nel 1973 aveva deliberato il diritto assoluto di tutte le donne americane ad abortire, senza la possibilità di nessun Stato, singolo Stato facente parte della Confederazione americana, di poter legiferare in direzione contraria. Ecco, invece, l'anno scorso la Corte Suprema americana ha determinato, ha preso una decisione opposta, la decisione appunto di lasciare, una decisione che nella lettera è sicuramente non conforme ancora una volta all'ordine naturale, perché l'ordine naturale prevede l'impossibilità di abortire. Tuttavia questa sentenza apre perlomeno alla possibilità dell'ordinamento positivo dei singoli stati di limitare o negare il presunto cosiddetto sedicente diritto all'aborto. Decisione che è stata possibile ovviamente anche per l'evoluzione dei componenti. Faccio questo piccolo excursus sull'America perché poi mi ricollegherò alla questione americana, che è così interessante per lo scenario politico e geopolitico in cui si colloca l'Italia. È stato possibile anche grazie all'avvicendamento di alcuni giudici membri della Corte Suprema americana, operata dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha permesso in qualche modo uno spostamento dell'equilibrio interno su una sensibilità pro-life, come si dice chiaramente in inglese, e che ha portato appunto a questo storico ribaltamento che, dobbiamo ricordarlo, ha visto lo scandalo da parte di tutti, espressioni, comunicazioni pubbliche di scandalo da parte di tutti i leader politici italiani, sia di quelli delle forze presenti in Parlamento, nessuno escluso, tutti i partiti della sinistra, non c'è bisogno di dirlo, ma anche dei partiti del centrodestra, anche dei partiti o movimenti culturali che non siedono in Parlamento. Il professor De Mattei ha fatto poc'anzi riferimento a Diego Fusaro. Diego Fusaro è un altro che in quel contesto ha detto è molto importante difendere questa conquista delle donne in qualche modo sul diritto all'aborto. Quindi è questo per dire che nello scenario politico italiano i leader di partiti o movimenti politici interni o esterni al Parlamento non ne abbiamo visto, a meno che non sia stato distratto io, neanche uno che abbia avuto il coraggio di dire siamo contenti di ciò che sta accadendo negli Stati Uniti d'America. E questo è un segnale di fortissima debolezza, di fortissima malattia della politica, della cultura diciamo applicata alla politica. Chiaramente ci sono state delle figure del mondo culturale, alcune qui presenti, che sono state contente e hanno comunicato questa felicità rispetto alla decisione, ma ecco, sto parlando appunto delle figure innanzitutto politiche del panorama italiano, e dicevo è un pessimo segno che ci indica come lo stato di salute, o meglio di malattia, della classe politica dirigente italiana sia inferiore a quello della classe, di perlomeno alcune eccezioni, della classe politica statunitense, il che credo che la dica lunga. Il cuore della nostra tradizione è certamente nell'Europa, ma pare che l'Europa, intesa come il vecchio mondo, non riesca neanche a offrire degli eccezionali invece in altri scenari. Questo chiaramente in realtà facendo riferimento ad uno, l'OMS ha pubblicato questo dato recentemente, richiamandosi di nuovo ad uno studio pubblicato sul Lancet nel settembre del 2020, ma insomma sono dati comunque piuttosto recenti, in cui si parla di circa 73 milioni di aborti l'anno e quindi 73 milioni di omicidi di persone innocenti. Si tratta di interruzioni volontarie di gravidanza nelle varie forme che l'interruzione dell'aborto può assumere, e non di chiaramente aborti involontari. Quindi 73 milioni di omicidi compiuti nel mondo ogni anno. Sono circa, per fare un calcolo rapido, sono circa 200.000 omicidi che avvengono ogni giorno. 200.000 ogni giorno. Di questi si calcola che dal 1970 ad oggi si siano realizzati circa 142 milioni di aborti selettivi. L'aborto selettivo è quello in cui l'aborto viene praticato specificamente con l'intenzione di uccidere il bambino sulla base della sua sessualità, del suo sesso, quindi ordinariamente diciamo l'aborto compiuto in quanto nella gravidanza si aspetta una figlia
una figlia femmina. Altro tema di cui, quando si parla di così tanto ormai narrato femminicidio, in realtà non si parla mai. Di questi 142, giusto per avere un quadro, 72 milioni sono avvenuti in Cina e 45 milioni in India. Altro tema che mi sembra sia stato fondamentale, mi sembra che debba esserlo tutt'oggi, anche se non se ne parla più, è quello della norma sulle unioni civili e quindi su quella che è la scimmiottatura borghese omosessualista, anche se valida pure per le coppiette, le chiamerai più che coppie eterosessuali, ovvero appunto le unioni civili, come sono state normate, introdotte nel nostro ordinamento col disegno di legge Cirinna nel 2018. A proposito di questa vicenda, ecco, intanto non ci sono particolari significative innovazioni rispetto alla legge del 2018. La presenza di un governo di centrodestra, riconosciamo comunque anche gli aspetti positivi senza essere catastrofici, determina sicuramente un freno rispetto alla volontà di accelerazione, perché la volontà dei progressisti sembra quella di arrivare chiaramente non solo alle unioni civili che già ci sono, ma di introdurre ciò che fu stralciato all'epoca dal governo Renzi, la maggioranza del governo Renzi, ovvero la stepchild adoption, poi introdotta comunque dalla giurisprudenza di fatto, ma arrivare all'adozione vera e propria per le coppie omosessuali, poi magari per le coppie transessuali, mancherà quella per, non lo so, le piante, gli animali e così via, secondo lo spirito e la lettera di quello che Mario Miali del resto diceva, ovvero la possibilità per noi checche rivoluzionari, come scrive nel suo libro Elementi di critica omosessuale, di liberare il bambino dalla gabbia edipica, dalla repressione che la società patriarcale ha fatto sull'eros dei bambini, e quindi aprire una sessualità completamente libera nei confronti dei bambini, delle piante, degli animali e così via. E a proposito del patriarcato, due parole le dirò. Ma per quanto riguarda il DDL Cirinna, credo che sia da sottolineare un aspetto sulla sua genesi e un aspetto sull'attuale silenzio del centrodestra. Prevalente silenzio del centrodestra. Sulla sua genesi io credo che sia da ricordare, scusate, DDL Cirinna del 2016, e appunto nel maggio 2016, quando fu approvato, ci fu quello che a mio modo di vedere fu il via libera da parte del Vaticano all'approvazione di questa legge, quindi a proposito appunto di massoneria nella Chiesa, di ciò di cui ha parlato il professor De Mattei nell'intervento che mi ha preceduto, ecco, ricordo una loquacissima presenza del pontefice negli Stati Uniti d'America tra l'aprile e il maggio del 2016, in cui Bergoglio più e più volte intervenne contro la campagna elettorale di Donald Trump, che è stato eletto, visto che ricordo, sono le elezioni dei grandi elettori fu nel novembre del 2016, quindi siamo a pochi mesi dall'elezione di Donald Trump, il pontefice non mancò di intervenire a gamba tesa più volte sui temi della politica statunitense, in modo particolare sulla questione allora molto dibattuta dell'immigrazione fra Messico e Stati Uniti, se vi ricordate, quindi la questione migratoria americana e così via. Ecco, Bergoglio, dopo aver parlato per giorni continuativamente di politica americana, sull'aereo, intervistato come di consueto dai giornalisti italiani che lo accompagnavano per il ritorno a Roma, ci sono non solo i trascritti, ma ci sono le trascrizioni, ci sono i video, viene a un certo punto posta la domanda al pontefice su proposta di legge, o meglio il disegno di legge allora in discussione presso le due Camere, non ricordo in quel momento se fosse alla Camera o al Senato, ma insomma in discussione presso il Parlamento della Repubblica Italiana. La risposta del pontefice fu: cosa pensa la Chiesa sul problema è già noto a tutti, quindi non è importante che io aggiunga qualcosa, tutti sapete cosa pensa la Chiesa, e questo serve per accontentare un po' i conservatori, dire senza dire, aggiungendo poi: non è mia intenzione intervenire negli affari della politica italiana. Ora, per chi capisca un po' come funziona la comunicazione, per così dire, diplomatica, questo non può che configurarsi come un via libera della Santa Sede alle forze di maggioranza e forse anche a qualche forza
di continuo shift dell'epoca, ricordiamoci il nuovo centrodestra che faceva parte della maggioranza del governo di centrosinistra, il partito di Alfano, con la presenza di numerosi esponenti, per esempio, del movimento cattolico, di quel che era rimasto il movimento di Comunione e Liberazione, anche figure che negli anni precedenti avevano difeso coraggiosamente certi temi del diritto naturale e che in quel momento, ricordo anche qualche mia conversazione personale, qualche mia email a deputati dell'epoca di partiti appunto diciamo centristi che stavano subendo questo shift, e all'interno della dialettica sulla Congregazione per la Dottrina della Fede negli anni scorsi è stata tutto sommato piuttosto esplicita sull'impossibilità per i parlamentari cattolici di votare qualsivoglia disegno di legge che introduca un qualsivoglia riconoscimento delle coppie omosessuali. All'interno di questa dialettica, nel momento in cui il Papa iniziò a espresse il contenuto che prima ho detto, evidentemente si configurò il via libera e la legge Cirinna, la proposta Cirinna divenne effettivamente legge nel nostro paese. A proposito della situazione attuale, e passo al tema successivo, Eugenia Roccella, l'attuale ministro per le politiche familiari della famiglia, la Roccella nel 2018, un mesetto, poco prima, alle porte delle elezioni politiche, in un convegno organizzato a Roma, nel contesto di alcuni movimenti pro vita, credo fosse presente al convegno anche l'attuale Presidente del Consiglio, ma potrei sbagliarmi, sono sicuro, però ricordo benissimo le dichiarazioni dell'attuale Ministro della Famiglia, che propose, in caso di una vittoria del centrodestra, di abrogare la legge Cirinna. Io fui molto contento ovviamente che il centrodestra si stesse impegnando per una posizione del genere. In quel momento io stesso ero candidato alla Camera dei Deputati con il centrodestra e quindi non poteva che farmi piacere far parte di una compagine che aveva questo tra i suoi questo obiettivo tra i propri obiettivi fondamentali. Eugenia Roccella nel frattempo, a 5 anni di distanza, 4 anni e mezzo di distanza, diventa ministro della famiglia. Quelle affermazioni sembrano completamente dimenticate, non si vede alcuna volontà da parte del governo né della maggioranza parlamentare di mettere minimamente in discussione l'istituto giuridico positivo incompatibile col diritto naturale delle unioni civili. Nessuno ne parla, qualcuno potrebbe dire che non è competenza del governo, è competenza del Parlamento. Voglio ricordare che mi sembra che negli ultimi anni, quando è parso utile, il governo si sia ordinariamente, senza nessuna pena e preoccupazione di contingentare alla straordinarietà il proprio intervento legislativo, ha costantemente avvocato a sé l'iniziativa legislativa, e non vedo perché su questo non si debba farlo. Mi pare interessante il fatto che non ci sia un solo giornalista in Italia che abbia trovato il modo di porre questa domanda alla Roccella, perché poi chiaramente è facile fare, magari mi sbaglio io, è facile fare processi alle intenzioni. Sarebbe interessante cercare di capire le ragioni del Ministro della Famiglia, sarebbe interessante chiedere al Ministro della Famiglia che fine abbiano fatto le sue dichiarazioni del 2018, magari per scoprire ragionevolmente che tale modifica, tale abrogazione non possa essere fatta perché non ci sono i numeri all'interno del centrodestra. È possibile, accade, è realistico, non pretendiamo l'impossibile da chi ha un potere limitato, però vorremmo almeno la chiarezza, e mi pare che questa chiarezza non ci sia. Passiamo all'utero in affitto. Sull'utero in affitto forse uno dei pochi punti su cui va riconosciuto all'attuale maggioranza parlamentare, all'attuale governo, la volontà efficace di mettere un argine a questa pratica disumana e incompatibile col diritto naturale, istituendo il riconoscimento della fattispecie come fattispecie di criminosa, il cosiddetto reato universale. Quindi il fatto che il detto crimine sia perseguibile indipendentemente dal luogo in cui viene consumato. Quindi puoi pure andare in Canada, in Russia, in Ucraina, in Israele o dovunque sia possibile la maternità surrogata, questo viene comunque riconosciuto, dovrà essere riconosciuto come crimine. È stato approvato da una delle due camere il testo, manca il passaggio nell'altra, il primo passaggio è stato dell'estate scorsa, quindi ci auguriamo che il prima possibile il Parlamento trovi il tempo di arrivare fino a fondo a questa cosa. Dicevo, questo è un punto positivo, anche se non si può far finta di niente, registrando che mentre i partiti del centrodestra a livello nazionale imbracciano giustamente l'arma politica dialettica legislativa per stoppare l'utero in affitto, lo stesso non accade sui territori.
in cui ci troviamo per esempio nel comune di Piombino, in cui meritoriamente ne ha scritto Pucci Cipriani proprio su Corrispondenza Romana qualche mese fa, il sindaco di Piombino, nel mentre che il suo partito portava avanti questa battaglia, approvava un progetto di supporto, finanziamento, messa a disposizione. Il sindaco è certamente, il sindaco è di Fratelli d'Italia, non solo supportato da tutti i partiti, ma espressione diretta di Fratelli d'Italia, finanziava, supportava e patrocinava un evento promosso da Arcigay e una serie di altre sigle del fantastico circo dei diritti arcobaleno, nel cui programma, io sono andato a vedermi gli allegati alla delibera di giunta, nel cui programma figurano proprio alcuni appuntamenti destinati al personale della scuola del comune di Piombino per, diciamo, educare o rieducare, scegliamo il termine che più ci piace o che più ci sembra adeguato, proprio la sensibilità sui temi, sui valori, sui diritti LGBT, compreso l'utero in affitto. Quindi anche su questo non si capisce il perché dello scollamento fra l'attività che a livello nazionale si fa e che poi in certi territori invece si fa sul fronte opposto, e sembra che anche qui, più che seguire una vera e propria piattaforma, come si dice oggi, con scelta forse infelice di valori, si segua in realtà quello che è l'equilibrio, quelli che sono i rapporti di forza delle comunicazioni, della comunicazione situazione per situazione, per cui a livello nazionale c'è un po' la necessità certe volte di fare i dubbi, senza con questo togliere chi veramente nel centrodestra, e ce ne sono anche di figure importanti che credono veramente in questi valori e fanno la loro battaglia, però quella che a livello nazionale può essere una battaglia ineludibile e che invece a livello locale può far comodo mettere sotto il tappeto, nella preoccupazione che invece le associazioni LGBT abbiano più capacità di radicamento, di spostamento, di chiasso e di manipolazione attraverso la stampa locale e così via, per cui si preferisce finanziare, patrocinare, togliersi il problema velocemente, sapendo che tanto gli alleati solitamente non muovono ovviamente un dito, anche se anche qui ci sono delle meritorie eccezioni da parte dei vari partiti del centrodestra. Situazione sull'eutanasia e sul suicidio assistito. Grazie a Dio non ci sono particolari pericoli in vista dal punto di vista della legislazione nazionale, nonostante tentativi che sembravano diventare veramente efficaci nella scorsa legislatura sul suicidio assistito. Tornando però alla spaccatura fra alto e basso, diciamo così, fra nazionale e territoriale, sappiamo che in questo momento il Friuli Venezia Giulia e il Veneto stanno discutendo delle proposte di legge regionali proprio per andare a normare, a garantire, dicono in obbedienza, in ossequio a una recente sentenza della Corte Costituzionale, il diritto al suicidio assistito, tant'è che il Tribunale di Trieste proprio alla fine di novembre ha autorizzato, e gli effetti sono stati conseguenziali, il primo suicidio assistito legalmente attuato, senza i coscioni di turno intendo, nel nostro paese, su un cittadino, su una cittadina in questo caso, del nostro paese. Ora su questo, ogni minuto che passa le notizie si aggiornano, mi sembra che le notizie di ieri sera diano un pochino più di speranza, sembra che il centrodestra voglia fermare un po' questa escalation, tuttavia le argomentazioni non sono assolutamente convincenti, perché sono sempre quelle di carattere economico, per cui sembra che il suicidio assistito possa non rientrare nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza coperti dalla finanza pubblica, per cui c'è un problema, ci sarebbe un'ipotesi di danno erariale nel normare in questa direzione, tutte argomentazioni di carattere procedurale, di diritto positivo, che dimostrano ancora una volta che vogliamo accettare le carte come le distribuisce la rivoluzione. Non molti anni fa profili del centrodestra tutt'altro che tradizionalisti in senso pieno, su posizioni che noi probabilmente possiamo definire moderate, a distanza di pochi anni si vede una grandissima differenza, perché vedevamo invece un grande coraggio anche da parte di profili più moderati. Penso alla battaglia portata avanti da Roberto Formigoni, da presidente della Regione Lombardia, contro l'introduzione della RU 486, della pillola abortiva, nel sistema sanitario regionale lombardo, andando aggressivamente contro quelle che erano le disposizioni nazionali, da un lato del Ministero, dall'altro i pareri dell'AIFA, e che dimostravano che ancora persisteva nella coscienza della classe politica italiana
del centrodestra o una parte di essa, il fatto che esiste un ordinamento, un diritto naturale rispetto al quale il diritto positivo non ha alcun diritto e non è diritto e non si configura come diritto, non si configura come legge, la legge ingiusta che confligge con una legge di ordine superiore. Non è legge, la legge ingiusta non è legge. Oggi nella riflessione, nel linguaggio stesso del centrodestra, a me sembra che manchi proprio il presupposto, che manchi la percezione del fatto che esiste un bene che non è organizzazione dell'esistente o cercare di salvare il salvabile all'interno della cornice determinata dal diritto positivo di ordine superiore, che è in certi casi quello che decide la Corte Costituzionale, quello che decide il Parlamento, molte volte quello che decide il diritto internazionale, corti e corticine della rivoluzione organizzata a livello mondiale o spesso europeo, e che esista appunto invece una verità e un bene al quale occorre conformarsi, certo nella concretezza dello scacchiere, utilizzando quegli strumenti di diritto positivo che non si possono non utilizzare, ma appunto avendo una forte percezione. Quello che manca tante volte oggi nella battaglia politica non è solo la possibilità di agire, che effettivamente può venire a mancare nel realismo della situazione, ma la coscienza di come si dovrebbe agire potendo. E se manca la coscienza di come si potrebbe agire potendo, allora ne consegue che anche laddove si potesse, anche laddove si potrà, non si agirà. Questo è quello che logicamente ne consegue. Sulla transessualità, che poi diventa immediatamente transessualismo perché è ovviamente procede da un'ideologia e si fa ideologia, poco da dire, poche innovazioni normative in vista, grazie al cielo. Tuttavia il sistema sanitario nazionale continua, e il centrodestra sembra non voler intervenire in alcun modo su questo, a pagare le transizioni di genere, a pagare le operazioni chirurgiche per l'introduzione o la rimozione dei genitali, le falloplastiche per esempio, che sono le ricostruzioni chirurgiche e plastiche degli organi, quindi diciamo estetiche, non funzionali, degli organi sessuali anche primari maschili, vengono tuttora pagate con le tasse del contribuente, quindi ledendo la proprietà privata per supportare ignominiosamente i valori, i principi, i disvalori della rivoluzione, per cui non pagare le tasse talvolta da diritto, quale andava configurandosi nei decenni precedenti, pare talvolta, fatemelo dire forse provocatoriamente, sembra diventare quasi un dovere a norma del diritto naturale per evitare una cooperazione materiale alle falloplastiche altrui. Chiaramente sto esagerando e provocando, ma per rendere anche un po' l'idea della tragicomicità, più tragica che comica, della situazione in cui ci troviamo e da cui sembra che non vogliamo uscire, fatta eccezione per i qui presenti. DDL Zan, mi avvio verso la conclusione, e questione reati di opinione. Anche su questo, per essere onesti, ho sottolineato tanti punti negativi dell'attuale situazione dominata da un centrodestra confuso, ma dobbiamo pur riconoscere anche i benefici dell'avere una maggioranza parlamentare, un governo di centrodestra. Sembra che finalmente i tentativi di estensione illimitata della legge Scelba e quindi dell'estensione illimitata dell'applicazione dei reati di opinione sia stata frenata nella scorsa legislatura e che oggi non se ne voglia, grazie al cielo, parlare, anche se la maggior parte dei partiti di centrodestra, quando fermarono DDL Zan, dicevano che serviva una legge contro l'omofobia, ma che quella proposta dal PD era scritta male, no? E già quando si inizia a costruire, a parlare di voler costruire fattispecie giuridiche specifiche, determinate e applicabili a singoli individui, a singoli casi rispetto alle fattispecie più generali, laddove non ce n'è bisogno perché non c'è una significativa differenza specifica che qualifichi l'atto rispetto ad altro, non c'è nessuna differenza tra la diffamazione di una persona omosessuale e la diffamazione di una persona omosessuale, c'è il reato di diffamazione come c'è il reato di percosse, di lesioni, e non c'è bisogno di introdurre una nuova fattispecie. Quando noi si accetta l'idea che il diritto debba costruire delle nuove fattispecie, quindi produrre dei nuovi articoli del codice penale per fondamentalmente rieducare, perché questo è il punto, costruiscono una nuova fattispecie per trasmettere e far passare culturalmente attraverso il diritto l'idea che su un caso specifico tu popolo, tu non sia abbastanza educato, si sta entrando evidentemente nella concezione gramsciana
dello Stato e del diritto, ovvero nella concezione dell'egemonia culturale e della rivoluzione morbida attuata attraverso gli strumenti della politica apparentemente non rivoluzionaria, nel senso della rivoluzione violenta. E se il centrodestra accetta la visione del diritto che è tipica dei gramsciani e dei comunisti, evidentemente ha già perso. E in questo modo abbandona la concezione tradizionale del diritto, per cui il diritto non ha innanzitutto una funzione pedagogica, non direttamente, certamente ce l'ha accidentale, ma una funzione, in questo caso siamo nell'ambito del diritto penale, innanzitutto retributiva, accidentalmente rieducativa, ma non si veicola un'educazione attraverso la costruzione di testi giuridici, al limite attraverso i suoi effetti appunto indiretti, ma si abbandona anche la tanto decantata concezione liberale del diritto, perché una concezione rieducativa del diritto non è compatibile con la concezione liberale, che non è la mia, ma che mi pare che il centrodestra ormai decanti quotidianamente e poi a livello pratico non voglia attuare. Tuttavia, ripeto, l'aspetto positivo, in Italia non avremo per ora l'articolo 58 del Codice Penale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che prevedeva 5 anni di Siberia per chi conduceva attività controrivoluzionarie, ovvero attuava reati meramente di opinioni, diffondendo idee e valori che potessero opporsi alle gloriose conquiste della gloriosa rivoluzione dell'agnosi e del demonio sulla terra. Il DDL Zan è caduto per lo strano incrociarsi di una serie di situazioni che paradossalmente sono state rese possibili anche da un appello alla coscienza di alcuni parlamentari del Partito Democratico. Questo bisogna pur dirlo, senza assolverli dalla colpa, a mio modo di vedere, gravissima di essere di fare politica nel Partito Democratico. Ma questo per dire quanto la situazione si fa via via sempre di più complessa. Il DDL Zan, per ricordare l'ultimo passaggio, fu bloccato da una geniale architettura d'aula inventata dal senatore Roberto Calderoli, che funzionò anche grazie a un intervento piuttosto duro della Segreteria di Stato Vaticana, che in quel momento nessuno di noi, io perlomeno, non me l'aspettavo, nessuno di noi forse se la stava aspettando, intervenne a pochi giorni dal voto fondamentale in aula al Senato, chiedendo che il DDL Zan fosse fermato perché avrebbe compromesso gravemente la libertà di espressione, la libertà di educazione, la libertà religiosa nel nostro paese, e se vi ricordate avrebbe minato alcuni degli articoli fondamentali del concordato fra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano, la Repubblica italiana. Ecco, questo atto di coraggio che la Segreteria di Stato Vaticano in quel momento mostrò fu efficace nello smuovere, io dico la coscienza perché voglio pensar bene, nella peggiore delle ipotesi, invece alcuni rapporti di forza, alcuni rapporti di potere romani che riguardavano anche il Partito Democratico, e si ottenne, grazie al cielo, stoppare l'infausta proposta Zan, l'infausto DDL Zan. Ecco, nella stessa confusione per cui destra, sinistra, confusioni varie si incrociano a livello nazionale ma poi anche a livello geopolitico, io credo che una buona speranza per quella che è la possibilità del centrodestra italiano di tornare almeno un po' più coraggioso su determinati temi potrebbe essere la vittoria del Partito Repubblicano, e forse in particolar modo la vittoria dell'imprevedibile, perché di questo si tratta più che di condivisione dei suoi contenuti e dei suoi metodi, ma di apprezzamento di quelli che possono essere gli effetti imprevisti, imprevedibili della sua azione, del candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, per gli stessi motivi che indicavo poc'anzi per quanto riguardava il ribaltamento della sentenza Roe vs. Wade, resa possibile dal cambiamento, dal cambio per motivi di morte sopraggiunta e necessità di nomina in deroga, nuova nomina dei membri della Corte Suprema americana. Questo sarebbe molto importante, perché la mia impressione è che invece uno degli elementi che tengono stoppata, che tengono fermo il centrodestra italiano su certi temi, è anche una certa sudditanza culturale, un certo compromesso culturale e politico che è stato fatto con il Partito Democratico americano, che da un lato, anche qui ad onor del vero, da un lato può essere stata una mossa tatticamente importante nella differenziazione dei forni, no? Diciamo una politica del doppio forno, una geopolitica del doppio forno, e quindi l'Italia oppressa da decenni di strapotere delle strutture dell'Unione Europea e di altri paesi che hanno una,
un'influenza sulle decisioni fondamentali dell'Unione e dei suoi organismi assai rilevante, la politica del doppio forno con gli Stati Uniti d'America può essere sulla scacchiera un metodo interessante per conquistarsi gli spazi di libertà. Certo, è da vedere, sarà da vedere sul lungo termine se il gioco sarà valso la candela, perché chiaramente il prezzo che si paga ad un così stretto rapporto per differenziazione, perché abbiamo un partito democratico che ha ottimi rapporti con la Germania, soprattutto con la Francia, pensiamo ad un Enrico Letta, e quindi in qualche modo il centrodestra, Fratelli d'Italia in particolar modo, perché la Lega era rimasta compromessa, diciamo, da determinate aperture precedenti all'attuale guerra sulla Russia, ma la affidabilità che Fratelli d'Italia rappresenta nello scacchiere geopolitico per gli americani, a confronto anche con l'attuale centrosinistra, o sinistra più propriamente, ha una sua rilevanza. Dicevo, il costo è quello chiaramente di rischiare di rimanere bloccati dentro quella che è l'agenda culturale, antropologica della sinistra americana, del Partito Democratico americano, che io non avrei difficoltà a definire una forma di quello del PD americano, non quello del centrodestra italiano, lungi da me, è una forma di satanismo politico, perché quello che il Partito Democratico americano ha sfornato nel corso dell'ultimo decennio, ma in modo particolare, e in modo particolare a partire dalla presidenza Obama, è a dir poco preoccupante. Quindi ecco, la vittoria del Partito Repubblicano, in particolar modo di Trump, potrebbe riaprire da un lato una possibilità costruttiva e creativa per il centrodestra italiano, per il governo italiano, sperando che il prezzo da pagare, oltre a quello di una sudditanza culturale pagata fin qui, non sia quella di un ribaltamento dei rapporti di forza, perché alcuni ambienti del Partito Repubblicano americano potrebbero non vedere di buon occhio l'eccessivo avvicinamento del centrodestra italiano all'attuale assetto americano, che appunto è quello del Partito Democratico statunitense. Questo lo scopriremo chiaramente solo dopo le prossime elezioni negli Stati Uniti, ma ripeto, vediamo come ce la giocheremo. Nel frattempo la Meloni appare fra le 10 donne più influenti del mondo, mi sembra l'abbiano posizionata terza o quarta 2 settimane fa nella lista delle donne più influenti del mondo pubblicata da Forbes, e quindi diciamo, questo è un po' il premio che sembra arrivare da certe relazioni, ma bisogna vedere quale sarà stato il costo sui temi fondamentali, sui temi antropologici e paradossalmente anche sullo scacchiere, nella ricostruzione di un rapporto di alleanza con l'altro volto dell'America, che è il Partito Repubblicano, che potrebbe ottenere il potere. E per chiudere veramente questo, direi la mia, anche qui ho fatto un intervento cercando spesso di correggere i miei stessi punti di vista, mostrando in qualche modo quella che mi sembra la complessità della realtà, punti deboli del centrodestra, ma anche punti di cui essere fieri, punti deboli di certe strategie geopolitiche, ma anche punti di forza. Ecco, quando parlo di Trump con tutto sommato un'enfasi positiva e una speranza, credo però nella complessità sia anche da indicare quelli che possono essere determinati punti problematici, non solo di metodo ma anche di contenuto. E se da un lato la presidenza Trump, sempre dal punto di vista geopolitico, potrebbe facilitare una ricomposizione e una soluzione pacifica, per esempio dello scontro per quanto riguarda il conflitto ucraino, non sono altrettanto speranzoso per quanto riguarda il nuovo conflitto, più attuale che mai, che è quello che riguarda Israele e Palestina. E non voglio entrare in questo perché sembrerebbe chiaramente servirebbe una conferenza specifica, anche qui la realtà mi sembra molto, molto complessa, e la soluzione ideale sarebbe che la Terra Santa fosse appunto un regno cristiano, ma nella realtà della politica è molto difficile trovare la risposta corretta, concreta, realista, realistica, realizzabile e così via. Ma per rimanere sulla linea invece del mio intervento, che è sui temi etici, cosiddetti temi etici, io preferisco chiamarli temi antropologici, perché questo ci indica come l'etica sia radicata nella natura, nell'ontologia delle cose, nel modo in cui Dio ha creato l'uomo e la realtà. Ecco, su Israele io credo che manchi a volte la percezione, proprio a livello divulgativo, a livello politico innanzitutto, di quelli che sono su questi temi i profili oscuri di quello che tante volte ci sembra semplicemente una presenza della nostra civiltà in una terra ostile. Il matrimonio omosessuale, non le unioni civili, il matrimonio omosessuale è stato introdotto nel 2006
quindi sono avanti di un paio di concili, perdonatemi la battuta, rispetto alla situazione politica italiana. Nel giugno 2021, nell'immediato post-Covid, quando sembrava che non si potessero fare appunto eventi da nessuna parte per il discorso dell'assembramento, si sono viste 100.000 persone presenti al Gay Pride internazionale di Tel Aviv. E per chiudere, io non so voi, anzi questa la chiedo, perché io se penso alla questione dell'utero in affitto, essendo sempre stato molto attento in politica ai temi etici o antropologici, perché sono quelli, insieme alla geopolitica, credo che più ci riguardano da vicino o che più determinano la situazione reale della politica per quelli che sono per noi gli elementi fondamentali, dell'utero in affitto se ne è iniziato fondamentalmente a parlare negli ultimi, non so, 6 anni, 7 anni. Io personalmente, forse per ignoranza mia, 10 anni fa, se mi fosse stato chiesto che cos'è l'utero in affitto, forse, magari mi sbaglio, anzi che 10 sono 12, ma non avrei saputo rispondere, probabilmente non avevo mai sentito parlare. Non so se io chiedessi a ognuno di voi, singolarmente presi, quando è a tua memoria che ricordi di aver per la prima volta sentito parlare dell'utero in affitto, in quale anno della storia recente voi collochereste questo problema, no? Penso in tempi piuttosto recenti, sia che si parli dell'America, che sia che si parli dell'Italia, della Francia, della Germania e così via. Ecco, la prima legge nello Stato di Israele che norma e apre all'utero in affitto è il cosiddetto Embryo Caring Agreement, che è del 1996. Questo per dire come sempre nel realismo della politica e sempre contrapposizioni ideologiche e facili che vedono soluzioni dove invece serve riconoscimento della complessità, proprio perché c'è la complessità, io credo che sia importante non cadere nell'idea che la situazione politica, culturale dello Stato di Israele possa rappresentare una difesa, non solo ovviamente della cristianità, così non è, ma più realisticamente neanche del diritto naturale. La situazione è molto più complessa, e questo l'ho voluto indicare perché mi sembra che invece questo sia uno dei punti deboli dell'agenda di Donald Trump, perché mi sembra eccessivamente animato da quella che poi è l'agenda tipicamente non cattolica, ma di certo fondamentalismo protestante, da un eccesso di speranza, diciamo, ipersionista, che vede nello Stato di Israele fondamentalmente l'ipotesi dell'avvento di qualcosa di metafisico, rientrando ancora una volta in una lettura di teologia della storia che non solo ha, secondo me, profili per certi versi gnostici, ma che soprattutto pare incompatibile con quella che era la teologia della storia dei padri della Chiesa, e rispetto a determinati atti specifici rappresentano un'evidente contraddizione rispetto ai principi saldi del diritto naturale. Tutto il mondo e paese, si potrebbe dire, non illudiamoci che Israele rappresenti la difesa dei nostri valori in terra ostile, perché anche lì, come tutto l'Occidente è ammalato, si tratta di saper identificare quella che è la patologia e quello che non è vero Occidente, ma è appunto rivoluzione, tentativo di sovversione dei nostri valori. Bene, quindi spero di essere stato esaustivo, di mostrare come il centrodestra debba tornare da essere conservatore ad ascoltare almeno un po' le posizioni non della conservazione, cioè dell'opposizione alla proposta della sinistra di oggi, per però avallare completamente la proposta della sinistra di ieri, come accade sulle unioni civili, ma tornare ad essere almeno un po', almeno avere una certa sensibilità e un certo ascolto del mondo della tradizione, cioè del mondo della nostra identità e del diritto naturale. Grazie.